Bene, eccoci qui in questo 22esimo episodio. Ciao a tutti ragazzi. Allora, oggi voglio dedicarmi un po' alle missioni e in particolare a quello del trasporto dei pallet. Eccoci qua al punto delle missioni. Aspettate che... Ah, ce l'ho dietro. Ok. Allora, è soltanto frumento, montacarichi. Cos'è che è? Ah, di grano. Sarebbe frumento. Aspettate. È di qua. Ah, intanto la colza non è ancora pronta, come vedete. Grano, sì, frumento sarebbe. E ci dà un compenso di ben sì 8700 per 67 tonnellate. Ok. Montacarichi sarebbe... Ah, montacarichi cereali lì vicino alla farm. Ma andiamo un po' avanti il tempo, così dovrebbe arrivare un'altra offerta. Il trattore è lì. Non ci resta che utilizzare scusate, il Lamborghini. Tra l'altro volevo anche comprare un Deus. Deus, l'unico un po' potente sarebbe il 7000 e qualcosa, che non mi ricordo ora. Beh, andiamo su a vendere un po' di grano. Quant'è che ce lo paga? Montacarichi cereali 663. Sì, prezzo 600, è uno dei più alti, uno dei sì, venditori che ce lo paga abbastanza. Purtroppo vado solo con questo perché l'altro è dalle vacche e dovrò portarlo dopo. Perché questo qua avrei anche intenzione di venderlo più avanti. Per ora è anche abbastanza utile, però troppo piccolo e non va tanto bene. Con questi trattori qua di 200 cavalli lo trainano abbastanza bene e poi contiene anche poco. Quindi ci conviene comprare uno bello grande, ad esempio o l'agroliner o il crampe. Il crampe intendo non quello da 40.000 litri, se non... sì, 40.000, quello col nastro per lo scarico, ma intendevo invece quello a tre assi. Guardate che bello, siamo immersi nella colza. Ok, bene, quant'è che contiene? 32.000, quindi... no, mi sa che ancora 3 viaggi ci servono. No, abbiamo bloccato l'offerta magari. Spero di no, perché altrimenti mi arrabbio veramente. Accettiamola, ok. Poi faremo anche questa. Ok, perché non l'avevo accettata, quindi il tempo andava avanti. Va bene, quindi dovremmo guadagnare 15.000. Faccio poi tre carichi, 3, 6, 9. È svuoto. Arriveremo a 80.000 litri di frumento. 80.000 tonnellate, scusate, di frumento. E niente. 8 e faremo sui 45, più di 50.000 euro, perché poi ci danno anche un compenso. Fermati tu. Ok. Piace molto questo Lamborghini. Non l'ho ancora visto proprio quello vero. Però sono belli. Ho visto alcune foto da amici e così, anche su internet.
La cosa che non mi convince tanto è un po' la parte dietro, le luci. E boh, non so, non mi piace molto. Le luci più che altro, quelle sotto, E anche i pulsanti per pulsantini dietro, boh, non so. Allora, frumento, iniziamo. Tanto parliamo un po' cosa ci dice. 45%. Ok. Dov'è? Eccolo. Quindi ancora questo e un altro carico. Quanto ne abbiamo ancora? 116.000, sì. Ce ne sta. Oggi abbiamo speso un po' di soldi. Costruzioni e tutto. Vabbè, dai. Tanto ne abbiamo ancora. Secondo me ce li ripaghiamo un po' col frumento. Adesso faremo ancora 30, 40, quasi 50. Ok, non proprio tutti, non arriveremo sicuramente ai 600, però una buona parte di soldi le recuperiamo con questa vendita. E poi cercherò nei prossimi episodi di seminare un po' di tutto. E di trebbiarli con la nostra no, nostra trebbia, scusate, che poi dopo se compriamo nuovi campi direi di cambiare perché è un po' lenta, non va più di 22 km orari e mi scoccia un po'. Poi dopo dobbiamo lasciare sempre collegata la lama perché il rimorchietto non credo che riesca, magari col pick-up, però sembra difficile riuscire. Scarichiamo il nostro secondo carico. E niente. Andiamo ancora giù. Direi di fare un altro pieno. Tanto, ecco, 52.000. Quanto abbiamo guadagnato? 40.000 in tutto. A 20.000 a carico circa, se non mi sbaglio. Sì, giusto. Beh, una cosa buona è che col raccolto si guadagna veramente tanto. Per non parlare al biogas che lì si fanno veramente i soldi. Tanto la cosa non è ancora pronta. Per fortuna non ci sono. Se entriamo nella coltura non viene rovinato niente, però ci starebbe qualcosa che rovina un po' la coltura, Scusate un attimo. Ecco, sono dovuto andare via un attimo perché avevo paura ancora che non era partita la registrazione. Invece tutto a posto. Onde evitare eventuali sorprese alla fine del video. Allora, ne abbiamo ancora 84.000, sì. Ecco, prossima cosa che seminerò sarà sì, sarà sicuramente frumento. Magari una gran quantità di frumento e poi magari un campo 2 ad orzo. Tipo il 38 che è su da solo. Oppure il 23, boom. Non so, seminare orzo in quelli e poi frumento in tutti gli altri. Poi valuterò mais e no, mais magari più avanti, qualche puntata. Però trinciato per ora basta. Perché vabbè, possiamo anche riempire la trincea anche con l'erba. Infatti. E così. Sì, beh, però la trincea dovremmo utilizzarla un po', perché altrimenti
Vabbè, si vedrà poi. Magari comprare la lama davanti e andare ancora a fare trinciato, avendo seminato altre colture. Perché poi volevo. Ecco qua. Bonus di tempo 3.000. Ecco, 10.000 abbiamo guadagnati per la missione. Entrate a missione. Ah, 12.000 per la missione, appunto. Siamo quasi arrivati a 600.000, quindi. Vedete, 584.000 euro. Adesso basta. Mi sembra che questo video è in ballo da 10 minuti che durerà, sì. Aspettate che guardo, scusate un'altra interruzione. Eccoci qua. Sono andato a vedere intanto il tempo delle registrazioni e ci sta ancora una. Ah, qua. Questa sì che è buona. Allora, direi di andare a Prato Ovest, appunto. La accettiamo, sì. Accetta, indietro, ok. Tanto il prato dov'è? Sì, andiamo in farm, ecco, appunto, prendiamo questo con le falciatrici, quelle posteriori. Sarebbe una posteriore, ma è doppia. Allora, fermiamo un po' il tempo, ok. 5. Allora, volevo dirvi una cosa. Ah, ecco, appunto, volevo dirvi che se sapete come si chiama la mod che ci permette di utilizzare l'imballatrice, quella quadrata, sì, quadrata, rettangolare, per con la raccolta dell'erba appena falciata con la falciatrice, me lo potete scrivere nei commenti che volevo imballare un po' di erba. Mi sembra che c'era una mod, però non mi ricordo il nome. Adesso non riesco in questi giorni a stare lì a cercare. Faccio un po' di video velocemente, un po' veloci veloci, e è tutto. Perché di tempo ne ho proprio poco. Ecco questo campo qua, quello alla sinistra. Sì, che avevo già iniziato a falciare una volta. Allora, sì, ve potete vedere che c'è ancora lì là il segno. Sì, ci vorrebbe anche quella davanti, però fa niente. Passiamo una volta in più. Tanto con questa qua doppia si fa in fretta, eh. Non è come solo averne una davanti. E questo campo non è male, però con la recinzione resta indietro erba, magari già tagliata o ancora da tagliare, che non mi piace molto lasciarla indietro. Anche nella realtà, quando faccio con la macchina, sì, con la, perché i miei parenti hanno tipo un'azienda piccolina con capre, pecore, ma non tantissime. E perché abito in una zona un po' di montagna, sì, si può dire che è montagna. E utilizziamo da poco la rotante, che sarebbe tipo questo, soltanto che con i dischi, e è soltanto una, non è doppia come questa, ma è una laterale a destra, che non ha neanche il braccio idraulico né niente, un po' vecchia e tutto. Mentre io ogni tanto utilizzo la macchina, prima utilizziamo la macchina da falciare, quella proprio nei prati, sarà larga 1 metro circa. Quindi si faceva una fatica che, e certe volte infatti lasciavo indietro erba e dopo era un po' un casino per rastrellare quando eri lì a rastrellare a mano. Va bene, adesso non ci dice il tempo, vabbè. Con questa missione guadagneremo sui 4.000 sicuri, 4.100, più dovrei riuscire a fare un bonus come sempre. Questa missione riesco sempre a fare bonus, mi sembra, di almeno 5-6 mila. Secondo me riusciamo anche a 6 mila, perché con questa falciatrice si fa in fretta. Ecco, 5 mila. Bene, adesso la richiudiamo. Ed anche per questo episodio, il 22esimo, è finito, termina così. DFMirko98 è tutto.
E mi raccomando, commentate e scrivetemi appunto come si chiama quella mod. E soprattutto iscrivetevi al canale, mettete un bel like e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!